Ecco, aprendo la confezione, una cosa molto interessante che, a differenza di altre scatole, ho potuto notare è che c'è un cartoncino che, diciamo, fa rimanere in forma dritta le istruzioni. Tante volte capita che si schiacciano perché nella scatola purtroppo i sacchetti si muovono, invece qua, c'è un cartoncino dentro nel suo cellophane, quindi una protezione migliore, ci sono gli adesivi con varie scene del film, gli occhietti che escono dai goblin dal buio, altre piccole cose che adesso non descritte, dei muri, questi penso che siano dei libri e poi andremo a vedere. Ci sono due libretti di istruzioni per la fase 1 con l'ingresso a tomba e il pozzo e la fase 2 dove c'è appunto la scena in cui ci sono le colonne con Legolas quando cercava di colpire il troll. Il troll è nel suo sacchetto, c'è appunto il sacchetto con le istruzioni, poi ci sono quattro sacchetti per le costruzioni, come sempre chiusi. È una cosa che io da diciamo vecchietto appassionato di Lego non concepisco molto perché a me piaceva buttare tutto in aria e poi cercare i singoli pezzi con più, diciamo, gioia e passione. Adesso invece diventa facile perché ci sono molti sacchetti, quindi insomma, apri il sacchetto numero uno, ci sono i personaggi, ci sono i pezzi per le prime pezzi, appunto quello che io preferivo cercare e rovistare nel mezzo, quindi ci impiegavo magari di più, però era più divertente, più ricordi. Naturalmente questa è una cosa che va anche bene perché giustamente ormai sono anni che la Lego fa così, quindi ecco, la cosa che mi dispiace sempre della Lego è che nonostante il prezzo, le scatole giganti, alla fine ci sono dentro pochi pochi Lego. Questo lo dico perché vabbè, forse da ragazzino non si notava perché il papà e la mamma spendevano i soldi, adesso li spendo io, giustamente insomma, sono pochi, secondo me, sono sempre pochi. Nonostante tutto. Va bene, andiamo avanti.